Fabio Verdone, dunque Nativity, una proposta sicuramente particolare, non un presepe vivente, dei quadri viventi dal forte significato simbolico. Sì, diciamo che è una natività nel suo genere forse unica, perché fatta in una torre campanaria molto antica e diciamo che gli spazi sono talmente ristretti che è stata un'impresa organizzare il tutto, però studiando tutto a tavolino, le scenografie, i costumi, la recitazione dei ragazzi, e poi basta guardare un sacco di gente, quindi diciamo risultato positivo. Ecco, contestualizziamo, dove ci troviamo, la torre campanaria qual è? Torre campanaria di Sant'Antonio Abate, una chiesa dove è situato il campanone che quando suona dà il via all'Andocciata. Quindi sicuramente importante anche simbolicamente, ma poi abbiamo visto delle scene con dei richiami non soltanto alla natività, una corona di spine, una rete del pescatore di anime. Sì, ho voluto riproporre la nascita e la morte, perché in questo presepe molti hanno visto i chiodi, la corona, il flagello, il lenzuolo dove è stato avvolto Gesù, e la mirra che è servita per imbalsamare il suo corpo. Diciamo che abbiamo lanciato un messaggio anche in vista della Pasqua, perché io sono anche il regista della Passione Vivente di Agnone. Ecco, proprio questo volevo dirle anche, Agnone non è soltanto Andocciata che rimane lo strumento, la manifestazione di punta, ma è anche vivere queste manifestazioni, diciamo, di condivisione durante tutto l'anno, la Pasqua non soltanto, il Natale non soltanto, diciamo anche questa teatralità, forse rifacendoci pure un attimino a quello che era San Giovanni Paolo II, che lo ricordiamo, ha calcato in maniera, tra parentesi, diciamo clandestina, le tavole di un teatro quando era giovane in Polonia, un po', diciamo, anche attraverso queste rappresentazioni si testimonia la fede. Sì, sì, è vero, diciamo questo è molto vero, perché Papa Giovanni Paolo II recitava e scriveva anche copioni, diciamo che è stato un aggregatore di giovani, e io nel mio piccolo lo sto facendo da diversi anni, ho fatto tante iniziative, ho fatto San Francesco, Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo, le varie passioni, tantissimi spettacoli, e in questa scalinata quest'estate ho organizzato Giulietta e Romeo, un musical che c'erano 2000 persone. Diciamo che Agnone risponde sempre alla grande. Ecco, sicuramente risponde sempre alla grande. Non so, mi prendo la responsabilità di dare anche un pensiero ad una stellina che quest'anno ci segue un po' più da lontano, da lassù, per quanto riguarda appunto il firmamento. Un giovane di Agnone che in questo Natale non sarà con noi, che però, se non sbaglio, ha condiviso parecchie attività anche con voi. Un pensiero forte a Filippo, perché Filippo è stato uno dei miei primi collaboratori, lo penso sempre, vi dico la verità, e quest'anno in particolare mi è mancato tanto, però ho avvertito la sua presenza in ogni momento e ho dato il meglio di me, perché con la passione che è dedicata a lui è stato un momento toccante per tutte le generazioni agnonesi, per i giovani, per le persone anziane, perché Filippo meritava questo ed altro, e io gli volevo un sacco di bene. Bel sottofondo natalizio, siamo qui nella bottega di Mastro Rocco, proprio dinanzi al presepe vivente organizzato qui ad Agnone. In questa piccola bottega due sono gli obiettivi che si portano avanti: intanto la passione per i presepi, ma anche un obiettivo che va ancora oltre. Siamo in compagnia di Lino Di Menna, un appassionato di presepi, ed è qui con tutta la parte della sua collezione. Buonasera, allora che cosa espone qui questa sera? Buonasera a tutti, qui espongo le mie creazioni. Ho voluto fare questa esposizione qui alla bottega di Mastro Rocco, soprattutto per il finanziamento contro il femminicidio. E sono molto felice di come sono andate le cose, per me è una cosa nuova, non ho mai fatto esposizioni.
c'è stato un flusso di gente veramente imponente che ha apprezzato la mia creatività e i miei presepi fatti con materiali molto semplici, legno, rame e vetro. Questo mi dà veramente forza per andare avanti e aiutare anche nel futuro queste manifestazioni di beneficenza. Grazie a tutti, buon Natale. Naturalmente il clima natalizio si avverte in tutte le stradine qui del borgo di Agnone. Siamo in compagnia di Fabio Saia. Fabio Saia, che ha realizzato questo bellissimo presepe, tra l'altro in un piccolo angolo molto caratteristico, Vico appunto da Procida. E allora, quanto tempo hai impiegato per realizzare questo bellissimo presepe? Diciamo all'incirca un mesetto, è stato un lavoro abbastanza impegnativo, però quando c'è la passione e la voglia si fa tutto. Bene, allora intanto dici un po' come hai operato, anche per l'utilizzo delle materie prime, che cosa hai usato e insomma come ci sei riuscito a creare queste tegole, queste casette così perfette. Il materiale principale è il gesso, quindi lastre di carton gesso inumidite, lavorate a mano con dei punteruoli, e quindi qui abbiamo il lastricato, è stato lavorato singolarmente. Le case, stessa materia, il gesso. Il tetto invece è stato ottenuto con il DAS, le tegoline sono state fatte proprio singolarmente, appiccicate con della colla a caldo. Così ad occhio sembrerebbe un, come dire, un piccolo borgo, una piccola contrada di Agnone, è quello che sembra o hai preso spunto proprio sono, da quello? Diciamo alcune case dell'agnonese, della zona rurale di Agnone, sì. Abbiamo preso spunto da un po' di alcune cose, questo è. E naturalmente non poteva mancare la natività, che è sicuramente protagonista del tuo presepe, come in ogni presepe che si rispetti, ma ovvio che in una giornata come questa c'è un coprotagonista, oltre appunto il bimbo c'è anche il docciatore. Diciamo è il coprotagonista con Gesù Bambino, anche lui è stato fatto a mano da una mia collaboratrice. È stato ottenuto anche lui con l'utilizzo del DAS e la doccetta è stata fatta anche lei artigianalmente dal sottoscritto. Anche tu sei in perfetto abbigliamento da andocciatore, che importanza ha per una generazione come la tua diciamo portare avanti un discorso bello e tradizionale sentito come quello delle indocce? È un discorso di speranza, perché in un paese che va incontro sempre di più allo spopolamento queste tradizioni sono, diciamo, la dimostrazione che noi giovani ci teniamo a Agnone, teniamo soprattutto a questo evento che è veramente l'emblema di tutta l'annata agnonese. Noi viviamo per questi momenti e quindi speriamo di aver donato a chi è venuto qui dei momenti magici come noi li proviamo in ogni istante che portiamo e vediamo queste magnifiche indocce. Termina qui il nostro speciale dedicato alla nocciata di Agnone, ma non soltanto, anche le diverse iniziative che proprio in vista del Natale sono state organizzate in questo paese che è un autentico presepe, spontaneo se così possiamo dire. Abbiamo visto anche le immagini di Nativity, questa rappresentazione appunto della natività ma anche della vita di Nostro Signore all'interno di una torre campanaria, quella della chiesa di Sant'Antonio Abate, sicuramente molto particolare, studiata la fotografia, anche gli effetti di luce.
ma anche i concetti. Abbiamo visto una collezione privata di presepi statici e poi un presepe che è stato realizzato riproponendo un paesaggio agnonese. Dunque tutti gli elementi di un Natale veramente vissuto, sentito, come qui a Agnone accade praticamente da sempre. Abbiamo però visto anche le immagini emozionanti di una nocciata, quella del 2014, che ha richiamato in Agnone oltre 20.000 persone, il doppio delle presenze solite o comunque degli ultimi anni, e questo sicuramente è una grande speranza, un grande slancio, una grande spinta per questa città altomolisana, che proprio su questa manifestazione centra la sua identità ma anche il suo futuro. Era Viaggio in Molise, speciale Natività, speciale Natale, speciale nocciata di Agnone. Vi invitiamo a restare sempre con noi sull'11 del digitale terrestre in Molise, sul 96 in Abruzzo, tutto l'Abruzzo, sul 749 a Roma e in tutto il Lazio, o se volete sul web su www.telemolise.com. In questi giorni, piccolo consiglio, ci sono anche moltissimi passaggi di queste puntate speciali sul canale 212, che è Molise Mio, sempre sul digitale terrestre, oppure per tutti gli amici che ci seguono stabilmente sul 12 Telemolise 2, ovviamente sempre sul digitale terrestre in tutto il Molise. È tutto, ancora auguri e ovviamente restate con noi.